Ciao a tutti e benvenuti. Vi ricordate quando vi ho parlato del fatto che in futuro molti posti di lavoro verranno completamente cancellati, secondo le leggende metropolitane, perché saranno i robot a prendere il posto delle persone in braccia meccaniche? Mettetela come volete, ma sarà comunque la tecnologia a prendere il posto dei lavoratori umani. Ecco, è accaduto un fatto veramente spiacevole e volevo condividere con voi questa notizia. Ovviamente, come sempre, il link ve lo metterò giù nella info. Un robot industriale ha purtroppo segnato la dipartita di un uomo in un centro di distribuzione sudcoreano. Sì, ragazzi, proprio così avete capito bene. Un uomo in Corea del Sud è stato schiacciato a morte da una macchina che apparentemente, così almeno dicono, non è riuscita a differenziarlo dalle scatole di prodotti che stava manipolando. Questo secondo Yonhap News. Quindi è stata riportata questa notizia di questo lavoratore che è stato schiacciato morte da questo robot, no? Da questa macchina che non è riuscita, questo è quello che dicono, a differenziare l'uomo da una scatola, il che è molto grave perché se tu in macchina non riesci a capire la differenza tra un uomo ed una scatola, beh, stiamo proprio alla frutta. L'uomo, che era un operaio di un'azienda di robotica, stava ispezionando il funzionamento dei sensori del robot in questo centro di distribuzione di prodotti agricoli. E quindi lui stava effettivamente cercando di capire qualcosa della macchina, quindi questo ci fa capire che l'uomo si era appunto avvicinato alla macchina. E secondo la polizia locale, questo robot incaricato di sollevare scatole piene di peperoni sembra aver identificato l'uomo come una scatola. Secondo il Yonhap News, il braccio robotico ha spinto la parte superiore del corpo dell'uomo contro il nastro trasportatore, schiacciandogli il viso e il petto. È stato trasferito in ospedale, ma purtroppo lì i medici hanno potuto fare ben poco perché, appunto, purtroppo il paziente è morto dopo pochi minuti. La società proprietaria di questo, no, di questa produzione di, insomma, di ortaggi, distribuzione di prodotti agricoli, ha chiesto sistemi più sicuri, dei sistemi che vengano un attimino anche migliorati per quanto riguarda i test e l'implementazione della robotica. Tu non è che puoi andare ad inserire un robot, delle braccia meccaniche o qualsiasi tipo di tecnologia in un'azienda e non fare i dovuti, non so, controlli. Cioè, non è che uno adesso va a lavorare e non sa se si ritira a casa perché un braccio robot o comunque un robot o una macchina tecnologica l'ha schiacciato. Cioè, ma dove siamo andati a finire? Una macchina che non riesce a distinguere un uomo da una scatola. Però ecco, ragazzi, questo purtroppo per dirvi che la tecnologia è tecnologia. I bug ci sono anche dal punto di vista del corpo computer biologico, figuriamoci in, no, attrezzature tecnologiche. Ecco perché vi dico che loro stanno giocando con il fuoco. Non si rendono conto che non si può parlare di tecnologia come di una sicurezza al 100%, perché può cambiare qualsiasi cosa all'interno di quella determinata tecnologia e può finire in tragedia, come in questo caso. Secondo un sito, comunque, il robot coinvolto nell'incidente è una delle due macchine utilizzate appunto nella fabbricazione di questi peperoni, ragazzi. Aspettate che mi è uscito un avviso. Comunque, queste macchine sono comuni nelle comunità agricole della Corea del Sud che stanno lottando con una forza lavoro in declino, ovviamente in invecchiamento, perché ormai non ci sono più le persone, ma tutti questi posti che prima appartenevano alle persone stanno piano piano, diciamo, stanno piano piano andando ad esaurirsi. Non era un robot avanzato dotato di un'intelligenza artificiale, ma una macchina che semplicemente prendeva scatole e le metteva dove le doveva mettere. Queste sono state le parole di Ying Ji, comunque colui che dirige questo dipartimento, o meglio il dipartimento investigativo della polizia. L'incidente è veramente assurdo, ragazzi. Qui, per esempio, ci parla di un altro incidente che è avvenuto a marzo, sempre di quest'anno, quando un uomo sudcoreano è stato intrappolato da un robot in uno stabilimento di produzione di componenti di automobili.
Questo è stato riportato da BBC News. E la Corea del Sud ha il terzo peggior record di sicurezza industriale. Questo si legge su molti giornali, siti di informazione. Tra i paesi, appunto, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Questo secondo diciamo, varie ricerche statistiche, diciamo che la Corea del Sud non se la vede proprio bene, nel senso che forse dovrebbero fare più controlli prima di andare ad implementare una cosa del genere in una determinata, cioè alla fine in una società di distribuzione di prodotti agricoli, ragazzi, lì ci vivono le persone, ci vivono, ci vanno a lavorare le persone e dovrebbe essere il posto di lavoro comunque, per quanto il lavoro possa essere pericoloso in molti casi, perché ci sono quei lavori che sono molto pericolosi, in cui veramente bisogna fare attenzione, ma per quanto il lavoro possa essere pericoloso, tu devi cercare di darmi delle sicurezze e non che mi vai ad installare una macchina che non mi distingue da una scatola, non riesce a capire la differenza tra me e una scatola. E tutto quello che sta accadendo, ragazzi, come vi dico sempre, è molto grave. La tecnologia sta ormai superando livelli inimmaginabili veramente inimmaginabili. Ci ritroveremo anche i robot negli stessi ristoranti, e comunque ci sono al mondo dei ristoranti in cui venite serviti proprio da dei robot. Quindi ragazzi, sempre meno posti di lavoro, e che cosa vi fa capire questo dal punto di vista economico? Crisi, no? Perché se tu mi vai a debellare vari posti di lavoro e vai a rimpiazzare la manodopera umana con le macchine, questo ti fa capire che ci sarà una grande crisi di persone che non sapranno più come sfamare le proprie famiglie. E poi forse, secondo le leggende metropolitane, e ovviamente i complotti, che cosa accadrà? Che il sistema sarà lì dietro l'angolo con la testolina a dire: non vi preoccupate, che per voi la soluzione ce l'abbiamo noi. E voi sapete che cosa accade quando lo Stato dice che ha una soluzione, giusto? Lo sapete, non serve che io vi dica nulla, perché basta leggere tra le righe. Quindi a tutto c'è una soluzione, secondo loro. Ecco, ma la loro soluzione, poi bisogna vedere di che soluzione si parla, che cosa porterà quella soluzione e che fine ha realmente quella soluzione, no? Come nel caso delle leggende metropolitane riguardanti le puntine. Che cos'è che ci dicono? Ci dicono che le puntine servono, ci dicono che le puntine possono farci stare bene. Poi invece le puntine, secondo le leggende metropolitane, hanno un altro fine, cioè quello di mutare la genetica umana e chissà cos'altro, o magari andare ad implementare nell'organismo queste nanotecnologie che altrimenti non saprebbero come implementare, anche se ci sono mille modi. Adesso si sta parlando a livello mondiale anche del grande problema dell'acqua. L'acqua inquinata, ne parleremo senza ombra di dubbio in video poi successivi, anche se ragazzi fondamentalmente c'è poco da dire, no? Perché alla fine loro hanno tantissimi mezzi per cercare di andare a devastare, secondo i cospirazionisti e le leggende metropolitane, la vita delle persone. Basta andare a miscelare una cosa nell'acqua, il gioco è fatto, e chi ci dice che non lo stiano già facendo? Ma no, non è possibile, perché ripetete insieme a me: questo è un mondo Eden, è un mondo idilliaco in cui non accade, non accadrebbe mai nulla di brutto, mai nulla di cattivo, perché coloro che governano il mondo ci vogliono tanto bene. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, vi lascerò il link e anche l'approfondimento giù nella info, quindi potrete leggere entrambi i link. Per il momento io vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo alla prossima.